Castelfiore, trovato il corpo di un 77enne che era andato per funghi. Rapinato mentre pascola gregge, accaduto nel Crotonese, vittima un pastore extracomunitario. Castrovilla rifalsifica testamento, sequestrati beni. Sequestrate 1,5 tonnellate di zucchero a Soriano Calabro. ASP Catanzaro, sciopero nazionale di 24 ore per la giornata del 9 novembre. Sanità, Gianturco e Bruschi, rinnovo contrattuale di 6 mesi per personale sanitario. Ringraziamo il direttore generale Giuliano per aver ascoltato la nostra richiesta. Palmi, consegnato il progetto definitivo per l'ospedale della Piana. Al via la pulizia meccanica dell'arenile comunale di Roccella dopo le mareggiate dei giorni scorsi. Dopo lavoro ferroviario, venerdì mattina conferenza stampa sulle diverse iniziative. Rizziconi, sabato 3 novembre il primo consiglio comunale sotto il nuovo direttivo. E festa della luce al Marcr con ogni santi a novembre azzurro. Reggio Calabria, Margherita Lanza di Scalea e il premio Muse che promuove il mare. Futsal Polistena Calcio a 5, Daniele Cordiano, umiltà e lavoro per riprendere il cammino. Buonasera e benvenuti a Piana News. Cominciamo subito con la cronaca. Un pensionato, Francesco Seminaria, di 77 anni, è stato trovato morto nei boschi di San Giovanni in Fiore, nella Sila Cosentina. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore. L'anziano, che viveva a Casabona, comune del Crotonese, si era recato nella zona dell'Altipiano in cerca di funghi, ma non aveva fatto ritorno a casa. I familiari, allarmati dalla sua assenza, avevano dato l'allarme e ne avevano denunciato la scomparsa. Immediatamente erano state avviate le ricerche che avevano portato al ritrovamento dell'auto di Seminaria. Le attività di ricerca, che hanno impegnato personale dei vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino e la guardia di finanza, sono riprese stamani e hanno portato al ritrovamento del cadavere del 77enne. Era intento a pascolare un gregge in località Sant'Anna di Isola Caporizzuto quando è stato avvicinato da un uomo che, minacciandolo con un coltello, lo ha costretto a consegnargli uno smartphone e 150 euro in contanti. E quanto ha denunciato un pastore pakistano di 26 anni ai carabinieri della tenenza di Isola Caporizzuto. Secondo il racconto del pastore extracomunitario, il responsabile della rapina ha agito a volto scoperto e, dopo aver ottenuto il telefono e la somma di denaro, si è dato alla fuga nelle campagne circostanti. Indagini sono state avviate dai militari della tenenza di Isola Caporizzuto e dalla compagnia di Crotone. I finanzieri della compagnia di Castrovilla hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 130.000 euro nei confronti di un uomo di 40 anni denunciato per i reati di falso, tentata truffa ed utilizzo illecito di carte di credito e per essersi appropriato illecitamente di un patrimonio ereditario che non gli spettava. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Castrovilla su richiesta della Procura della Repubblica. L'indagine è scattata a seguito della denuncia presentata dalla sorella del defunto, sua unica erede. Dall'indagine è emerso che il quarantenne, oltre ad appropriarsi di libretti e buoni postali, avrebbe anche prelevato denaro contante del defunto utilizzando un bancomat e, dopo aver presentato un testamento recante la falsa firma della persona deceduta, si era intestato con una successione ereditaria tutto il patrimonio di beni mobili e immobili di proprietà dello scomparso. Oltre 1,5 tonnellate di zucchero di dubbia provenienza è stata sequestrata a Soriano Calabro dei carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà per truffa un uomo di 30 anni. I militari, nell'ambito dei servizi predisposti per contraffare le truffe in materia alimentare, hanno trovato lo zucchero all'interno del deposito di un'azienda operante nel settore della commercializzazione di prodotti dolciari. Avviati gli accertamenti sulla provenienza del prodotto, si è potuto appurare che nel mese di maggio scorso era stata presentata una denuncia in un'altra città italiana per truffa, con al centro proprio lo stesso quantitativo di zucchero, inscatolato e reso unico dal codice e dal lotto presente sulle relative confezioni. Da una prima stima, il valore economico del prodotto si aggira intorno ai 70.000 euro.
Per l'intera giornata di venerdì 9 novembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle agenzie regionali per la protezione ambientale e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli delle strutture anche di carattere privato e religioso che intrattengono un rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Saranno comunque garantiti servizi pubblici essenziali, quali l'assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi servizi trasfusionali. Per coloro che avessero prenotato esami o visite specialistiche, si consiglia di contattare i singoli reparti interessati per verificare il funzionamento degli stessi. L'ASP di Catanzaro si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell'azienda stessa. Drammatica e incredibile scelta, quella della Graziani Francesco SRL, una delle ultime imprese metalmeccaniche rimaste nel desertificato panorama industriale crotonese, di inviare le lettere di preavviso di licenziamento a tutti gli 81 operai a tempo indeterminato e in organico, risparmiando solo gli amministrativi. Una decisione assolutamente fuori da ogni ragionevolezza e rispetto delle corrette relazioni sindacali. L'assemblea dei lavoratori, svoltasi per affrontare la situazione creata sia all'unanimità, ha deciso di dare mandato alla FIOM CGL di richiedere immediatamente il ritiro delle lettere di licenziamento, di attivare un tavolo di confronto nelle sedi opportune e di proclamare lo stato di agitazione con la sospensione immediata di ogni attività di straordinario di lavoro nei festivi, consegnando la stessa la disponibilità in caso di inaccettazione delle richieste di ricorrere allo sciopero e al fermo totale dell'attività. Per la FIOM CGL territoriale e regionale si ripropone l'ennesima drammatica vertenza nella quale i diritti contrattuali, le professionalità acquisite in anni di duro lavoro vengono sottoposte a richieste di scambio in una pura ottica di riduzione di costi, con al centro solo e sempre la riduzione di quello del lavoro. L'azienda sanitaria provinciale, per soddisfare le esigenze aziendali e per fornire maggiori servizi agli utenti, ha rinnovato per mesi 6 i contratti al personale sanitario assunto a tempo determinato. Mimmo Gianturco e Fabio Bruschi, in una nota, salutano favorevolmente questo rinnovo contrattuale e ringraziano il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, dottor Giuliano, per aver ascoltato le loro richieste. Si augurano che lo stesso possa porre in essere la stessa sensibilità per i prossimi rinnovi, onde evitare di esporre al personale di ruolo, in particolar modo quello in servizio presso le unità operative complesse, specie quelli del pronto soccorso, a ulteriore sovraccarico di lavoro. Invitano inoltre il direttore generale facente funzione, dottor Giuliano, a farsi carico della problematica ed attuare le opportune soluzioni di proroga del personale già contrattualizzato e formato, tenendo conto delle linee di indirizzo regionale e del nuovo contratto nazionale del lavoro 2016-2018. Nella giornata di ieri, martedì 30 ottobre, è avvenuta la consegna del progetto definitivo per la costruzione del nuovo ospedale della Piana in Palmi. L'amministrazione comunale di Palmi ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta consegna dagli uffici della Regione Calabria e ha comunicato quanto appreso alla Commissione Consiliare Speciale per la Sanità, fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Ranuccio. Accogliamo con soddisfazione la notizia della consegna del progetto definitivo per la costruzione del nuovo ospedale della Piana, ha spiegato il primo cittadino. La consegna del progetto è avvenuta nella giornata di ieri e il nostro ente è stato prontamente informato. Alla consegna del progetto seguirà adesso una prima fase di verifica attuata dalla Regione Calabria, che dovrebbe concludersi nel giro di circa 2 settimane. In seguito, entro il mese di novembre, verrà poi indetta la conferenza dei servizi. Continueremo a vigilare giorno dopo giorno, passo dopo passo, come fatto finora, per assicurarci che il cammino intrapreso prosegua per come previsto, nell'interesse esclusivo dei cittadini di Palmi e dell'intera Piana.
E rimaniamo sempre a Palmi, in queste ore a Palazzo San Nicola la professoressa architetto Consuelo Nava sta formalizzando le proprie dimissioni dal suo ruolo di assessore tecnico alla programmazione e allo sviluppo sostenibile del territorio, con tutte le deleghe assegnatole dal sindaco Giuseppe Ranuccio. Nel ringraziare il giovane sindaco, avvocato Giuseppe Ranuccio, per la fiducia accordata all'atto del mandato, avendo accettato per sua richiesta di svolgere il ruolo di assessore tecnico alla programmazione e sviluppo sostenibile del territorio, per le deleghe con lui concordate, già nei giorni scorsi gli ho rappresentato la decisione assunta, ha spiegato la dottoressa Nava. La sofferta decisione è stata maturata per via dell'impossibilità di poter continuare a compiere il mio servizio all'interno della sua amministrazione, a seguito di alcune considerazioni fatte su motivazioni personali per stringenti impegni professionali. Siamo profondamente dispiaciuti del fatto che la professoressa Nava non possa continuare a portare avanti il proprio impegno per la città, spiegato il sindaco Ranuccio. Perdiamo un elemento di assoluto valore per la nostra squadra che ha dato un importante contributo per il lavoro sin qui svolto, lasciando una traccia importante del suo operato, di cui ha beneficiato la nostra amministrazione e l'intera città. Comprendo tuttavia l'importanza dei suoi impegni personali e professionali che le impediscono di proseguire nell'importante percorso avviato. In relazione alla situazione dell'arenile comunale recentemente interessato da forti mareggiate che hanno depositato enormi quantitativi di rifiuti, l'amministrazione comunale di Roccella Ionica comunica quanto segue. Già all'indomani della mareggiata, nella mattinata del 29 ottobre, il sindaco professor Giuseppe Certomà ha convocato un incontro tecnico alla presenza dei tecnici comunali e dell'amministratore della Ionica Multiservizi S.p.A. ingegner Vincenzo Garuccio per fare il punto della situazione. Il giorno successivo la Ionica Multiservizi ha relazionato in merito, inviando una nota al sindaco nella quale chiedeva di essere autorizzata ad effettuare importanti interventi di pulizia dell'arenile. Nella mattinata odierna si è tenuto un ulteriore tavolo tecnico nel quale sono stati quantificati i costi degli interventi da realizzare in relazione alla quantità di rifiuti da asportare e ai costi di smaltimento, e si è dato avvio alle procedure amministrative utili alla soluzione del problema. L'amministrazione comunale saluta con grande soddisfazione tutte le iniziative che associazioni e privati cittadini stanno avviando per alleviare il carico di impegno derivante dalla pulizia meccanica dell'arenile. Invitiamo quindi tutti i cittadini ad essere presenti alle iniziative che saranno organizzate. Le iniziative del dopolavoro ferroviario, gli spettacoli del Cineteatro Metropolitano, gli eventi della rassegna Terzo Spazio curata dall'associazione L'Amaca, la settima edizione del premio letterario Italo Folcometà e le altre attività dell'associazione dopolavoristica ferroviaria. Questi i punti che verranno trattati venerdì mattina in conferenza stampa dal vicepresidente del dopolavoro ferroviario Nino Malara, dal direttore artistico del Cineteatro Metropolitano Benvenuto Marra e dal presidente dell'Amaca e organizzatore di Terzo Spazio Antonio Calabrò. L'appuntamento è previsto per le 11 al primo piano della sede dopolavoristica di via Caprera. Grande attesa a Rizziconi per il primo consiglio comunale che si terrà sabato 3 novembre alle ore 17. Intanto il sindaco Alessandro Giovinazzo ha distribuito le cariche alla squadra che lo aiuterà a governare il comune. La prima degli eletti, Giulia Cimato, sarà vice sindaco e assessore alla pubblica amministrazione. Antonio Marciano sarà assessore alle politiche sociali, mondo del lavoro e attività produttive. Maria Rosa Rao sarà assessore alla cultura e al personale, mentre Marco Fusà sarà assessore ai lavori pubblici e manutenzione. Attenzione. Cambiamo argomento. Si avvia alla sua conclusione la 30ª edizione del premio Anassilaus, un'edizione ricca di iniziative ed eventi, la cui cerimonia conclusiva si terrà sabato 10 novembre a Reggio Calabria, nell'auditorium Nicola Calipari. Nell'ambito della sezione Città di Reggio Calabria, accanto agli studiosi italiani ed europei, il sodalizio reggino ha voluto dedicare una particolare attenzione ai giovani studiosi di area reggina, la cui attività nei più diversi campi di ricerca esprime la ricchezza e la vivacità culturale della nostra terra. Tra i neolaureati, riconoscimenti Andrea Campione, laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Claudio Panaia, laurea magistrale in scienze dell'antichità presso l'Università della Calabria e alla memoria di Valeria Morabito, tragicamente scomparsa qualche anno fa.
Il tema della luce è il leitmotiv di una serie di eventi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Giovedì 1 novembre il MARC sarà regolarmente aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 20, con ultimo ingresso alle ore 19:30. Nell'occasione sarà possibile visitare l'esposizione temporanea curata dal direttore Carmelo Malacrino, Fiat Lux, l'illuminazione tra antichità e medioevo, nello spazio di Piazza Paolo Orsi. Il mese si accende di iniziative intorno al tema della luce, anche con la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla prostata Novembre Azzurro, promosso dall'Associazione Europa Uomo in 5 regioni italiane dal 29 ottobre al 2 dicembre, con il patrocinio del MIBACT. Dal 5 all'11 novembre sarà il MARC ad ospitare una serie di appuntamenti informativi, didattici e promozionali di sensibilizzazione social con i Bronzi di Riace in qualità di testimonial d'eccezione. E rimaniamo sempre a Reggio Calabria. Una serata inaugurale ricca di personalità e gente comune domenica scorsa alle Muse, per un evento che ha visto una grande partecipazione della città in occasione della presentazione del nuovo anno sociale. Donna Margherita Lanza di Scalè è stata premiata in quanto armatrice e comandante, imprenditrice del settore marittimo a 360 gradi, eclettica e tenace nelle sue molteplici attività di carattere tecnico ed intellettuale afferenti agli affari marittimi, poiché ha navigato in tutto il mondo, la stampa europea l'ha definita principessa dei mari. Tale premio mi inorgoglisce e non posso non ringraziare il presidente Livoti e la vicepresidente D'Agostino, che hanno pensato a me come personaggio che unisce i nostri territori collegati dal mare, risorsa ed elemento poco sfruttato al sud e magari penalizzato da una politica che ha sottovalutato la sua peculiarità, ha detto la premiata. E chiudiamo con il calcio. Sabato prossimo, in quel di Reggio Calabria, il Futsal Polistena, reduce da due sconfitte consecutive contro Masca Lucia e Mabonat, farà visita al Cataforo nella quinta giornata del girone H di Serie B. A presentare la sfida contro i Reggini è Daniele Cordiano, dirigente del club rossoverde. Purtroppo anche per questa partita dobbiamo fare a meno di Creaco, fuori per infortunio. Con lui abbiamo perso non solo il cuore e il dinamismo della squadra, ma soprattutto il capitano. L'assenza di Angelo ha portato ad un rendimento non eccelso nelle ultime uscite. Speriamo possa rientrare quanto prima, la dirigenza lo aspetta a braccia aperte. A Cataforio non si parte battuti, ce la giocheremo fino all'ultimo secondo. Questa squadra, ha concluso Cordiano, ha tutte le carte in regola per potersi riprendere. Se l'anno scorso abbiamo vinto il campionato di Serie C1 è perché, nonostante avessimo un roster di un certo calibro, sul parquet abbiamo dato il 101% sempre, affrontato le partite con la voglia e l'umiltà di rapportarci agli avversari. Per vincere le partite bisogna correre ad una velocità maggiore rispetto agli altri. Solo con i nomi e la tecnica non si va da nessuna parte. E anche per oggi è tutto, noi vi ricordiamo come sempre che queste e altre notizie potete trovarle sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. Se volete rivedere questa edizione del TG Piana News potete collegarvi sul sito www.pianatv.it. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.